Ciao a tutti, vi aggiorno sulle ultime attività che stiamo portando avanti per quanto riguarda la tutela del patrimonio di Roma Capitale, e cioè dell'insieme di tutte quante le case, degli immobili di proprietà nostra, di proprietà del Comune, e che con le ultime iniziative il Comune vuole in parte vendere o forse svendere. In particolare la delibera che è stata portata nella Commissione, dove siamo stati sia io che Marcello De Vito, presentava la proposta di vendere per circa 250 milioni di euro una serie di immobili. Abbiamo subito chiesto di avere il dettaglio degli immobili e abbiamo visto anche i luoghi, intere vie del centro storico, ma anche per il non residenziale anche la più antica. Quindi abbiamo chiesto maggiori informazioni, per esempio attualmente come sono utilizzati questi immobili, sia residenziali che non, che tipo di redditività hanno per il comune, la metratura, eccetera. Certo che ieri, quando abbiamo visto i dati, siamo rimasti un po' sorpresi dal vedere che per appartamenti al centro piuttosto grandi si pagasse meno di 100 euro al mese di affitto. Ma a parte questo, entrando nel merito di questa delibera e quindi questa proposta, che poi vuol diventare una sorta di legge locale per Roma, di vendere, abbiamo ravvisato alcuni gravi difetti. Prima di tutto quello che vi dicevo della questione proprio della stima di ciascun immobile, non chiara. Poi la presenza di un intermediario, un fondo immobiliare per quanto riguarda la svendita, che in qualche modo toglierebbe soldi al comune e quindi anche a noi. Alcuni passaggi non sono chiari, stiamo approfondendo, per esempio quelli della scontistica per la Chiesa, e di questo ne parleremo. E poi ci sembra che l'operazione non sia del tutto al riparo da operazioni di speculazione. Infine, i proventi di questa operazione dovrebbero andare nel 75% per opere pubbliche e il 25% per nuova edilizia per persone che hanno bisogno della casa. Ecco, noi siamo preoccupati sia per il 75 che per il 25. 75 perché le grandi opere dobbiamo vedere quali sono, ma il 25 perché noi crediamo che non si debba costruire nuovamente, quindi nuovo cemento, ma che dovremmo in realtà riqualificare l'esistente, che come abbiamo visto anche da queste liste è presente ed è abbondante. Quindi dovremmo come comune rivalutare, riqualificare il bene comune, il patrimonio, e non venderlo e né tantomeno svenderlo.